Signore e signori, buonasera e benvenuti al match del Cadolfin. È un evergreen, un classico della stagione hockeyistica italiana, cioè Bassano e Follonica, due squadre che hanno scritto la storia mediamente recente della disciplina. Allora andiamo subito con le formazioni in pista, due squadre che sono in stato di grazia entrambe. Gli esterni sono, attenzione, sentiamo questo attacco, poi recupera sfera Martinez, attenzione al gol! Vantaggio con una gran rete da parte di Follonica sull'asse Martinez Saavedra, poi l'ultimo tocco è stato, e adesso ve lo andremo a dire, di Pagnini, se non andiamo errati, è stato proprio Federico Pagnini al 2.29 a bollare una gran rete in contropiede tranciante, ottima azione, ottimamente combinata. Bassano costretto a muoversi per linee esterne, perché dentro in area fino a questo momento si fa molta fatica, stavamo per essere smentiti in questo istante preciso, ma vabbè. Attenzione, 2 contro 2, possibilità di Diogo Neves, subisce fallo, l'arbitro fa proseguire, il pubblico rumoreggia, trascorsi 10 minuti e 18, 1-0, Follonica in virtù della rete di Federico Pagnini. La conclusione, attenzione, possibilità 3 contro 3, rientra subito, guardate, poi si fa ingolosire Diogo Neves da una conclusione, palo pieno e c'è il gol, 2-0, in ribattuta Rodriguez, buca per la seconda volta, 17:44 sul palo di dalla lunga Rodriguez, questo caso c'è anche un pizzico di fortuna, ma bisogna anche saperla andare a catturare. Vediamo adesso Bassani in avanti. Seguiamo ancora la... Attenzione! Attenzione! La gran gol! Questo è un gran gol! Fulminato al minuto 23:50, 3-0 Follonica, una fucilata con Pagnini che è in serata di gala. Si riparte il secondo tempo con Follonica avanti 3-0 qua al Cadolfin, la doppietta di Pagnini, la rete di Rodriguez, bravo in ribattuta a trovare il gol dopo un palo pieno colpito dai compagni. Attenzione, Bassano è partito con una certa aggressività per provare a mettere un po' di pressione a Follonica. Rodriguez, Martinez, poi scivola, attenzione, possibilità, e poi perde l'attimo buono, peccato, c'è una possibilità di contropiede, sono segnali, Bassano non ha concretizzato un'opportunità golosa su una scivolata e trova il gol finalmente Bassano, un bel gol di Scuccato, e ha trovato un gol che può ringalluzzire un po' la formazione giallorossa. 3-1, minuti giocati, 7:58, bella giocata di Scuccato. Vediamo se saprà riaprire la contesa. E adesso si scaldano un po' gli animi anche in tribuna. C'è un palo pieno, ecco. La volta è la differenza. Il palo pieno di Diogo Neves, se non c'è rimbalzo nessuno a imbucare nel sacco, mentre il palo pieno nel primo tempo della Follonica con un tapin poi recuperato da Rodriguez, è stato il decimo fallo di Bassano, decimo fallo con Martinez a 5:56, vediamo, ci prova Martinez, attenzione. E c'è il gran gol di giustezza, Martinez,
con grande nonchalance ha portato a 4 le marcature, 19-07. Peccato, perché tra una cosa e l'altra il successo in casa manca dalla prima giornata col Sardane, e di fatto nella nuova pista al Palazzo qua adesso c'è un rigore per Bassano, c'è un blu, ma l'impressione mia è che il rigore poteva essere già più che sufficiente. È arrivato anche il blu, vediamo se Giulia sarà più o meno condizionato. Sbaglia Giulia, vediamo se avrà spazio ancora. Trova il gol, bravo Giulia, almeno dà un po' di sale a sto finale. 22-46. Siamo i due, Neves e Giulia, poi Milani e Canesso. Prova la conclusione, attenzione, c'è una deviazione sul tiro di Giulia, c'era stato uno schema con un blocco in stile basket, blocco regolare nella circostanza, per liberare al tiro Diogo Neves, attenzione Canesso, il tiro da fuori, c'è una deviazione, è stato sfortunato Mattia Milani nella circostanza perché era andato da una parte Menichetti, e con un pizzico di buona sorte poteva riaprire la faccenda. 1-5, adesso chiede possesso palla Mariotti, chiede il torello, Mariotti, c'è un undicesimo fallo di Bassano, il torello è anche Mattia Milani per Bassano, che è un giocatore fisico di grande energia. Adesso è chiaro che gioca col cronometro Pagnini, ultime cartucce per Bassano, la conclusione, ci ha provato, e adesso 39 secondi, vediamo adesso ancora, gioca col possesso palla Follonica, 4-2, 26 secondi, poi ci sarà l'infrazione. Marc Giulia. Marc Giulia, una conclusione nel traffico, 14 secondi. Ancora possesso per Bassano, potrebbe esserci forse un rigore, niente da fare, 6 secondi e si chiude qua. Bassano pressa ammirevolmente, ma finisce qua, 4-2 Follonica, vittoria sacrosanta. Il punteggio magari è un po' largo, ma cambia poco. Follonica ha meritato e ha confermato di essere una signora squadra in grande crescita e contro la quale dovranno fare tutti quanti i conti, e Bassano non deve perdere l'obiettivo salvezza, e se vai ai playoff, beh, se vai ai playoff è un capolavoro.